la giornata contro lo spreco, ma sprecare che cosa? La cosa più importante è non sprecare le parole, per esempio facendo sciaccole inutili, facendo maldicenze, qualsiasi cosa che vi induce poi alla rabbia, al nervoso, non va bene, non dovete sprecare la vostra anima, dovete tenerla candida, pulita, e allora dovete ridurre i frigoriferi e aumentare le dispense. Cioè, che vorrebbe dire? Sì, che se si mette troppa roba dentro un frigorifero poi si sciupa, decade, diventa tutta fredda, rattrappita, mentre i barattolini di conserve dentro le dispense, l'olio quello nostro, la pasta, il riso, durano per 15, 20 giorni, un mese. Insomma, bisogna uscire dalla disabilità emotiva, eh? E allora vedrete che se fate questo giochino al volersi bene, al voler bene, tac, improvvisamente gli sprechi scompaiono. E anche da una buccia di una pera, come ci insegnava il Collodi, può venire fuori qualcosa di molto, di molto, di molto buono. Per esempio un risotto con un uovo affettellato. Salve!